Nella prima lettura di oggi leggiamo un testo, il capitolo 9 del libro della Genesi, che è particolarmente suggestivo, in cui si narra della nuova alleanza tra Dio e l'umanità nella persona di Noè dopo il diluvio. E questa nuova alleanza viene in qualche modo sancita con un segno dal fortissimo potere evocativo, cioè l'arcobaleno, l'arco di Dio tracciato al di sopra delle nubi, proprio per sottolineare come quelle nubi non avrebbero più portato rovinosi diluvi sulla terra. Bene, da questa narrazione biblica vorrei trarre due suggestioni di tipo pedagogico-didattico. La prima riguarda il forte potere dei simboli, cioè quando si utilizzano delle espressioni di tipo simbolico, è bene che queste espressioni di tipo simbolico siano forti, potenti, significative e soprattutto che uno ne conosca il significato. Quando il bambino si fa il segno della croce e l'educatore cristiano insegna al bambino a farsi il segno della croce, non è che lo esorta a scacciare le mosche dall'aria davanti a sé, come talvolta sembra di vedere, ma a imprimere su se stesso il segno della passione, morte e risurrezione di Gesù. E quindi a farlo con consapevolezza, a dare valore al simbolo. Bene, l'arcobaleno in questo momento corre il rischio di essere un simbolo un po' usurato, perché è il simbolo della pace in senso generico, perché è bellino, colorato, multicolor, è il simbolo di un generico impegno sociale, volemos bene, non escludiamo nessuno. Recentemente, in tempo di pandemia da Covid, è divenuto anche il simbolo del andrà tutto bene, no? Finita questa tempesta, finita questa pandemia, le cose riprenderanno ad andar bene. Allora, anche in questo caso, è bene che quando si utilizzano dei simboli lo si faccia in modo consapevole, senza farne un uso semplicistico, semplicemente per i colori accattivanti del simbolo dell'arcobaleno, ma cercando di ricondurlo alle sue radici bibliche, di cui molti non sono consapevoli. Quante persone, disegnando un arcobaleno, ricordano che questo era il segno dell'alleanza di Dio e dell'umanità dopo il diluvio? Ecco, un compito per gli educatori, un compito per gli insegnanti è proprio quello di dare consapevolezza della forza e dell'identità dei grandi simboli, tra cui l'arcobaleno.